Le auto sfrecciano a gran velocità, nemmeno si trattasse di una strada extraurbana. Via Mar Rosso però si trova ad Ostia, in pieno centro abitato, ma solo i residenti sembrano rendersene conto. Insieme a loro, lo scorso 12 febbraio, documentammo l'estrema pericolosità della situazione, una denuncia rimasta inascoltata che ha avuto una tragica conferma 2 giorni fa con la morte di 2 persone. Sono passati 8 mesi, eccola là, ci sono scappati 2 morti. Questo si poteva evitare facendo dei dossi, appunto, come io ho visto anche a Torvaiani, come ho visto dall'altra traversa di là, facendo dei dossi pedonali, le macchine sono costrette a rallentare per forza e passi tranquillamente, a troppa velocità, perché non ci sono traverse qui andando giù, praticamente corrono tutti. Già è successo qualche anno fa, un bambino, come diceva il mio amico, è stato ucciso qui davanti alla scuola, e adesso si è ripetuto un'altra volta, perché se quel motociclista ieri ci avesse avuto il dosso, lui era costretto a rallentare, e il pedone che doveva andare in farmacia, che attraversava per andare in farmacia, naturalmente passava tranquillamente. Invece lui è passato, aveva anche un furgone che gli impediva la visuale, d'accordo, però se arrivava addosso e rallentava, il pedone passava. Invece lui ha preso velocità e il pedone ha preso in pieno e è successo quello che è successo. Sono morti tutti e due. Questo si poteva evitare. Non si filano nemmeno il semaforo. Ti ricordi come lo chiamai l'altra volta che siete venuti 9 mesi fa? Che non è cambiato niente? Valle Lunga. Qui è Valle Lunga. Settimanalmente, un paio di giorni, i vigili con l'autovelox cominciassero a fare le contravvenzioni, arricchiscono il comune di Roma, perché questa è una strada disastrata sotto tutti i punti di vista, perché poi se tu ti rendi conto, da una parte ci sta il marciapiede e da quell'altra niente. Io questi appelli, tramite lettere al giornale, una cosa, l'ho fatti a quei signori che stanno e a Roma in Campidoglio e qui al Palazzo del Governatorato. Il risultato? Il risultato lo vedete, lo vediamo, 2 morti. Corrono sempre, la mattina, il pomeriggio, la sera, sempre. E le vostre segnalazioni eventualmente fatte alla polizia locale sortiscono qualche effetto? No, nessun effetto. Secondo lei una soluzione quale potrebbe essere? I dossi, secondo me i dossi, sicuramente rallentano, no? O si ammazzano o rallentano. Lei personalmente cosa fa per attraversare? Quali precauzioni prende? Io aspetto che non passa nessuno, l'unica è quella, perché qualche giorno fa stavamo qui sulle strisce, a me e mio marito, un ragazzo invece di guardare la strada stava al cellulare. L'abbiamo visto perché aveva la luce, no? Sul viso rifletteva la luce del cellulare, quindi se mio marito non gridava eravamo morti pure noi. Adesso vedono a voi e stanno rallentando, se no di solito ci fanno il chilometro lanciato. Vedessero loro cosa devono fare, mettere dei cordoli, fare qualcosa. Ci vuole un controllo capillare su tutte le strade di Ostia, perché sono messe veramente male e la gente corre, corrono con le macchine. Chi è che corre con le macchine? Giovani, anziani? Un po' tutti, non c'è limite di età o di sesso, corrono tutti. Adesso ci state voi, stanno rallentando, o per curiosità o per non lo so. Questo è tutto ciò che resta dello scontro che è costato la vita a 2 persone. Quando anche questi segni con il gesso spariranno, tutto sarà dimenticato, almeno fino al prossimo grave incidente.